Buonasera, questo è il sommario di Ecomondo, ecologia con la distruzione dell'Amazzonia, un mondo forse diverso, il nostro servizio particolare. Ungheria, aumentano i prezzi alla ricerca di un bilancio più sano. Cecoslovacchia, la manifattura del vetro come arte ha 300 anni, 3 secoli di vita. Ed eccoci al servizio di apertura, le foreste dell'Amazzonia si espandono per 7 milioni di chilometri quadrati, un'estensione gigantesca, per cercare ricchezze si attacca fondamentalmente questo status ambientale, strade, ferrovie e intere zone industriali stanno sorgendo alla mercé appunto di queste 7 milioni di chilometri quadrati di foresta intaccata. Il Brasile spera che in questo modo sarà in grado di pagare i suoi enormi debiti, ma tale costo dell'ambiente, secondo gli ecologi, è incalcolabile. Vedremo ora perché. Un altro gigantesco albero, quello che vediamo, sta per essere abbattuto. La foresta delle Amazzoni viene ripulita ad una media di 10 ettari al minuto. Il governo brasiliano vuole raggiungere ed ottenere in tale area vaste miniere di ferro, bauxite, nichelio, oro e rame. La nazione ha anche bisogno di terra per una sua popolazione che è in drammatica espansione. I brasiliani considerano l'Amazzonia come la loro unica speranza per rimettere in sesto la loro economia e per pagare quei 92 milioni di dollari di debito con l'estero accumulato negli ultimi vent'anni. Contro tutto ciò, gli amici dell'ambiente naturale di tutto il mondo dichiarano che la distruzione di questa grande foresta danneggerà, nonostante tutto, non solo l'ambiente brasiliano, ma quello dell'intero globo terracqueo. La perdita di questa foresta, sostengono, significa la perdita anche di pioggia e quindi invece di una rigogliosa crescita di piante ci sarà presto il deserto. Sono nate in questa zona nuove strade. Per esempio la 364, la quale corre attraverso la giungla nella lontana Amazzonia del Nord. Strade e nuove ferrovie trasportano i minerali per l'esportazione. La diga di Paraná è stato un altro successo, ha fornito elettricità per un uso industriale e domestico. Ma la storia dello sviluppo dell'Amazzonia è contrassegnata da costosi errori. Uno di questi è stato il progetto iniziato dall'industria americana di Daniel Ludwig per la fabbricazione di carta di legno. Ora dei nuovi alberi sono stati piantati nella foresta. Ludwig perse all'epoca $1 miliardo. Il brillante futuro promesso dallo sviluppo dell'Amazzonia ha incantato comunque molta gente. A Porto Velho, dove termina la 364, 60.000 persone al mese sono arrivate lo scorso anno. Sono venute qui per sfuggire alla povertà delle città brasiliane sottosviluppate, ma molti hanno visto che era troppo tardi per reclamare terra ed hanno trovato la triste realtà di un lavoro ipotizzato che non esisteva. 10.000 persone ora vivono in queste zone, in capanne che sono sorte lungo gli affluenti del fiume dell'Amazzonia. Nonostante i sussidi del governo è stato fatto poco per realizzare case, scuole e altri centri. Per ogni nuovo posto di lavoro ci sono 5 nuove persone che si insediano in queste zone. Alcune hanno atteso per anni un pezzetto di terra. Ma una parte di questa terra ripulita si è dimostrata comunque una miniera d'oro. È la Sierra Pelada, ricca d'oro. Ogni giorno circa 50.000 uomini cercano oro fra il fango. In questi ultimi anni il Brasile è divenuto infatti il quarto e maggior produttore d'oro del mondo. È la promessa di questa grandissima risorsa mineraria che sprona il Brasile a continuare la distruzione di questa foresta ad una media che la dovrebbe vedere scomparsa entro la fine del secolo. Il progresso è probabilmente irreversibile, ma gli ecologi affermano che distruggere la foresta significa creare un deserto e un radicale mutamento del clima. Ma l'economia brasiliana è a un punto tale che vale la pena forse di correre questo rischio. Ed eccoci ora al secondo servizio in sommario. Parliamo ancora di economia, questa volta da un punto di vista estremamente diverso, se non opposto, siamo in Ungheria. Le casalinghe ungheresi hanno dovuto affrontare il problema
dell'aumento del costo della vita nei negozi, come l'abbiamo dovuto affrontare noi nell'Occidente, per la verità. E l'hanno dovuto affrontare dopo l'annuncio del governo di un aumento dei prezzi di circa il 28% in media per i generi alimentari e del 30% per i costi energetici. Secondo osservatori economici, gli aumenti fanno parte del piano della politica di sviluppo del governo tendente a bilanciare il bilancio nazionale. E per far ciò quindi è indispensabile ridurre, secondo il governo di Budapest, i sussidi sulle merci e sui servizi e rendere il mercato più appetibile a livello di uno scambio di economia diretta. I latticini costeranno il 28% in più, mentre la carne e il pesce in scatola costerà il 10% in più. Il riscaldamento a carbone, a legna o a gas aumenterà del 25%, mentre il propano e il butano aumenteranno del 30%. L'elettricità costerà il 18% in più. Biglietti dei teatri, dei cinema e concerti aumenteranno del 15% e certe forme di trasporto raddoppieranno il loro costo. Tra l'altro un francobollo costerà circa l'85% in più. Dall'Ungheria alla Cecoslovacchia, dove invece una lunga antica tradizione artigianale diviene fatto trainante per l'economia, come vedremo. Da circa 300 anni, da circa 3 secoli, la manifattura del vetro è una tradizione in Boemia, questo lo sappiamo tutti, con i suoi candelabri, le sue lampade, portacandele, che adornano i più lussuosi edifici del mondo, dai palazzi reali ai parlamenti, dai teatri ai grandi alberghi. In Boemia, per la verità, lavorano i migliori produttori e artigiani di vetro di tutto il mondo. Già nel XIX secolo, uno dei fabbricanti della regione, Elias Palme, vinse medaglie, vinse premi ad una mostra a Vienna e un'altra a Filadelfia. Ancora oggi i candelabri cecoslovacchi adornano, come dicevamo, gli alberghi più moderni, da New York a Caracas, e ve ne sono molti anche in diverse sale di pubblico ritrovo. Nel 1946 la fabbrica di Kamenichi divenne impresa nazionale e 10 anni dopo fu realizzato un nuovo complesso grazie a un spettacolare tasso di sviluppo e di espansione, ma la tradizione di una produzione di alta qualità è rimasta e la compagnia, questa industria, la Kamenichi, ora vende le sue lampade e i suoi candelabri a circa 77 nazioni in tutto il mondo. Il maggiore importatore è l'Unione Sovietica, seguita da Stati Uniti, Italia, Gran Bretagna, Francia e paesi scandinavi. La Kamenichi Senof si occupa di 3 settori: candelabri, lampade moderne e lavori su commissione. Il tutto nel segno di un'alta qualità. Si conclude così questa edizione di Ecomondo. Grazie a voi tutti per averci seguito, grazie per la vostra cortese attenzione e nel darvi appuntamento a lunedì prossimo vi ricordiamo altri importanti appuntamenti della nostra edizione, cioè quello di domani con Ecomondo Sport e quello di domenica con Ecomondo Settimana. Grazie a voi tutti, buon fine settimana.